Stadio Benelli di Pesaro, di fronte alla vis di Banchieri e il Pescara di Zeman, ricoverato da ieri nella clinica Pierangeli, sostituito dalla vice Bucaro. Assenti Merola e Aloy, solo due novità rispetto all'undici schierato con la Spal: De Marco a centrocampo con Squizzato e Meazzi, Masala nel tridente d'attacco completato da Cupone e Caggiano, solo panchina per il rientrante di Pasquale. Brosco influenzato, non compare nella lista. Stessa cosa dicasi per Tugnov e Franchini, che appunto cominciano dalla panchina. 4-4-2, cambia il sistema di gioco Banchieri con Mamona, ex Vasto, esterno a destra. Questo è il primo pericolo, c'è proprio Mamona che si inserisce sull'assist di Pucciarelli, il pallone gli rimane sotto, molto reattivo Plizzari, e poi la rete del vantaggio. 28esimo minuto, passa troppo facilmente tra Franchini e tra Pellacani e Squizzato, naturalmente Manuel Pucciarelli, e poi destro a giro, nulla da fare per il portiere del Pescara Plizzari. Troppo passiva la difesa, insomma c'è stato il raddoppio di Squizzato, che però non è riuscito a schermare come avrebbe dovuto l'inserimento dell'avversario. Questo invece è il gol del raddoppio al 37esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il colpo di testa, la palla che viene deviata praticamente da Meazzi, resta lì, guizzo rapidoso di Carlson che si trova ad un centimetro dalla porta, e dunque il guizzo dell'islandese che si porta a quota 9 nella classifica riservata ai cannonieri del campionato di Serie C. Questo è il gol di Mamona, viene annullato per posizione di fuori gioco probabilmente di Paola e non dell'ex vastese, classe 2002, di proprietà della Cremonese, che va via sulla destra e il sinistro. Poi il terzo gol appunto di Carlson, ispirato nella circostanza, ripetiamo, da Blu Mamona, doppietta per l'islandese che in Italia ha segnato il suo primo gol proprio al Pescara nell'ottobre 2020, quando militava nel Venezia. Partita finita 4-0 per la squadra lagunare, allora guidata da Zanetti. Ci prova ancora Mamona, la palla bloccata in due tempi da Plizzari, siamo al 51esimo, il Pescara riesce in qualche modo a reagire, c'è il tentativo di D'Agasso, entrato in corso d'opera al posto di Squizzato, traversa clamorosa colpita dal 30 biancazzurro, giocherà una buonissima partita nel ruolo di play, il pallone che scheggia la traversa della porta difesa da Filippo Neri, quindi il cross, la respinta, fasi confuse di gioco, ci prova ancora D'Agasso col piede forte in due tempi, Filippo Neri, classe 2002, in prestito dal Venezia, dice no, e poi ancora Pescara, ma sempre sul 3-0 con il palo colpito da Cangiano, palo di Cangiano, maglia numero 32, su questa incursione di Floriani che riesce a vincere un contrasto, palla indietro a ritroso, molto interessante per Cangiano che colpisce il legno alla sinistra della porta difesa da Filippo Neri. Poi ancora Pescara con il tentativo sempre di Cangiano, anzi di Sasanelli, che era entrato dal primo minuto della ripresa al posto di Cupone. Siamo al 75esimo, va a vuoto un giocatore della Vis, poi il tentativo di Rossetti, la palla rimane lì, non la trattiene il portiere del Pescara Plizzari, e quindi un gioco da ragazzi per Da Pozzo, entrato al posto di Mamona, realizzare il poker al minuto 76, Vis Pesaro 4 Pescara 0. E poi al 92esimo ci prova Cangiano, la rispinta è Mesic che si fa respingere la volée da distanza ravvicinata dal portiere Filippo Neri. Al Benelli di Pesaro, Vis Pesaro 4 Pescara 0, Pescara in caduta libera.